è che quando faccio i film non li rivedo mai. Io li vedo il giorno della prima col pubblico, perché io le proiezioni private che fanno prima di solito non le vedo mai, perché ci stanno sempre quelle risate false, non so, c'è l'aiuto regista, la segretaria del produttore, che fanno delle risate che dice, ma tu perché ride? Ma ride perché è ruffiana, capito? Magari non è vero che niente, quindi non ti rendi conto. Invece tu ti rendi conto se hai fatto una frescaccia, hai fatto una cosa buona, solo esclusivamente quando vai davanti al pubblico. Sì, mi siedo là dietro. E quella è la più grande scuola di recitazione che un attore può avere, perché molte volte il pubblico ride per delle cose che tu magari dici, no, non te l'aspettavi, e altre volte invece è una cosa che tu avresti messo nero su bianco, qui c'è la risata matematica, invece magari succede niente. Questo è lì, capisci gli errori che hai fatto e puoi mettere. Quella veramente è una grande scuola, sentire il pubblico vero quando ride. E devo dire che quando ride tanto è una grande soddisfazione, non c'è film drammatico, non, la risata liberatoria del pubblico è una cosa che ti appaga da tutte le critiche negative dei critici, da tutte le vessazioni e umiliazioni che uno ha passato facendo questo mestiere. Perché questo, soprattutto quando tu fai il comico, lo fai per il pubblico. Io faccio dei film per il pubblico, non li faccio per l'intelligenza o per i teorici del cinema. Quindi se il film funziona, bene, se non funziona è sbagliato. Il più comico non lo so, ma ci sono, io sono affezionato, voglio dire, i film che ho fatto io, drammaturgicamente parlando, non è che sono, capito, non è che ho fatto la corazzata Potemkin o Accadde una notte. Drammaturgicamente parlando sono dei filmetti, un po' come, voglio dire, facendo dei video, Totò era un genio, ma Totò contro Maciste, lui e Nino Taranto, la drammaturgia di quella storia è una po', però c'erano quei 10 minuti, quei 15 minuti, quei 5 minuti geniali. Di pubblicità geniali, e io credo, un piccolo, quello che abbiamo fatto io e Boldi, o quello che si è fatto io con Massimo Ghini nei film che abbiamo, ci sono sempre quei 5-10 minuti che sono esilaranti, e questo è proprio tipico della nostra comicità, perché noi poi nasciamo con la commedia dell'arte, quindi vedi, in Italia diceva, perché fare sempre i film comici? Perché noi nasciamo comici, insomma i De Niro ce ne sono pochi, non è che si può fare tanti Taxi Driver qui. Sì, ci sono alcuni attori bravi, Zingaretti, Michele Placido in passato, però questo è il paese dei Magario, dei Totò, dei Peppino, dei Sordi, di Carlo Verdone, dei Antonazzi, è così, fa parte del nostro DNA, per fortuna, anche perché poi voglio dire, gli attori comici sono di solito degli straordinari attori drammatici, cosa che mai gli attori drammatici sono dei straordinari comici, è sempre stato un po' così. Io ti posso dire che, non so, Lino Banfi e Leo Gullotta forse sono i due attori drammatici più bravi che ho incontrato in Italia, ma nessuno lo sa, perché uno fa il barese, quell'altro fa Leonida, ma adesso non so, Gullotta sta dimostrando di il teatro è bravissimo, è straordinario, e Lino Banfi è uguale, sono bravissimi. Banfi è un bravissimo attore, pensa, te posso dire la verità, che a me loro certe volte mi piacciono più come attori drammatici che come attori comici, se mi sentono nemmeno no, ma è vero.